Hier, stehen bleiben. Du bringst sie vor und wartet dort auf mich. Terra bruciata, Luca Gianfrancesco. Luca, è un documento sostanzialmente, non è un film, perché nasce da una profonda ricerca storica. Sì, nasce da una profonda ricerca storica che è durata svariati anni. Il film, tutta la produzione è durata 5 anni, quindi siamo partiti dalla ricerca e siamo arrivati alla distribuzione. Però non è solo un documento, è un film anche di finzione. All'interno del film ci sono intere scene ricostruite con 6 attori protagonisti, attori di cinema, che hanno dato la loro faccia, diciamo, per il film, la loro professionalità. E quindi sì, è tutte e due. Cioè un film di finzione con all'interno appunto i testimoni. E poi, una storia mai raccontata sostanzialmente. Mai raccontata assolutamente, cioè nel senso che gli esperti, come dire, gli storici, ma nemmeno tutti, che hanno fatto ricerca sul territorio e che partono da Giuseppe Capobianco della provincia di Caserta, che ha iniziato negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, ad arrivare ai tempi nostri, ma sono storie sconosciute a tutte. Io sono originario della provincia di Caserta, ma prima di iniziare il film io non sapevo nulla di questa storia. Sì, grazie alla Di Gasparro. Io esatto. Nel film interpreto, diciamo, nella parte della ricostruzione della fiction, la madre di Graziella Di Gasparro, che tiene un po' le fila di tutto quanto il racconto. È stata un'esperienza molto molto forte, e insomma invito tutti gli spettatori, telespettatori, a venire a vederci, perché è un film grande ma che ha poche copie e dunque c'è bisogno del sostegno. Arturo Sepe, un ruolo molto molto importante in una pellicola abbastanza pesante. Sì, è, diciamo, una pellicola di Luca Gianfrancesco che riporta un pezzo di storia che non era conosciuto della banda di Rocco Piscitelli, e quindi dell'Alto Casertano. Io sono sempre propenso a partecipare a progetti cinematografici che portano in luce avvenimenti e fatti storici del nostro paese, e nella fattispecie appunto Terra Bruciata racchiude un po' tutto questo, e quindi eccoci qui in prima linea appunto a vestire i panni di Rocco Piscitelli, capo partigiano.